Raimondo Tilocca, oggi parte il nuovo corso del Parco di Porto Conte con lei Presidente, il Consiglio d'Amministrazione con Lina Bardino e Adriano Grossi. Quali sono le priorità della vostra gestione? Priorità ce ne sono tante, perché dobbiamo mettere a regime le progettazioni, le progettualità che sono state già attuate anni prima e che sono in corso. Una è ad esempio la viabilità per Capocaccia, cioè c'è l'intenzione, ci sono già dei rapporti con la provincia per quanto riguarda la chiusura del traffico dalla zona del Tramariglio sino a Capocaccia. Abbiamo una priorità, il progetto molto interessante del Wave for Waters, che è l'utilizzo dell'energia delle onde per la produzione di energia elettrica e non solo, anche un dissalatore che può sopprire eventuali mancanze di acqua. È una fase progettuale che però verrà installata, verranno stati dei prototipi e sono a livello innovativo, a livello sardo. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il piano del parco che è da attuare, da portare avanti, molto più complesso, però se non si intraprende la strada per verificarlo mai si potrà portare avanti. Il regolamento dell'uso del mare, il regolamento del parco per quanto riguarda l'utilizzo da parte di tutti i fruitori del mare davanti, potenziare gli aspetti dell'area marina protetta che viene poche volte citata, si parla sempre di parco, però abbiamo anche l'area marina protetta, da 2 anni è stata accorpata dal parco, ci sono le risorse umane molto professionali che devono essere messe davvero in condizione di lavorare ancora meglio, perché stanno già lavorando bene. E poi sviluppare grandi progetti e, come continuo a ripetere, siccome si deve parlare di tutela ambientale ma anche di economia, perché il parco non è visto come una cattedrale dove tu non puoi toccare, non puoi fare nulla, anche potenziare l'aspetto economico, mettere a regime la ricchezza che può dare il parco, e come primo passo affacciarci con la Catalogna, perché 8 milioni di catalanoparlanti hanno una ammirazione straordinaria per questa exclave loro, dove si parla il catalano con la variante algherese, è molto importante. Poi i paesi del nord Europa, comunque possiamo dire quello che vogliamo su questi temi, se poi mancano le connessioni sia aeree o sono poche, o navali, che ci sono perché la Grimaldi assicura dei collegamenti regolari, se non facciamo questi discorsi possiamo inventarci tutte le cose che vogliamo, che non ci muoviamo. Comunque c'è voglia di fare, come ha detto anche stamattina lo stesso Adriano Grossi e Lina Bardino, e dunque partirete da subito con già queste progettualità che lei ha elencato. Sì, siamo già partiti, abbiamo fatto una riunione fiume e pensavamo di vedere tutto, abbiamo visto solo una piccola parte, perché vi dico che il parco è davvero un'azienda, cioè il personale lavora come se fosse un'azienda, non è un ente pubblico, sono tutti concentrati sul lavoro, ci sono tantissimi progetti, ad esempio il marchio di qualità del parco, della rete dei parchi, è molto importante, se si riesce davvero anche ad implementare le aziende che utilizzano il marchio, possono avere una commercializzazione maggiore. In chiusura, come ha evidenziato anche lo stesso direttore Mariani, c'è sicuramente una volontà di implementare promozione e comunicazione. Promozione e comunicazione assolutamente, perché ci sono mille sistemi. Prima c'era la TV e la carta stampata, oggi abbiamo il web con tutte le forme che esistono, il web, Instagram, Facebook, tutto quello che è possibile mettere in campo. Si svilupperanno questi canali, ma soprattutto verrà messa in sinergia il parco, l'ente parco di Porto Conte, l'area marina protetta ed anche la fondazione Alghero, perché tutti e tre assieme concorrano alla promozione del territorio, perché il parco non è messo lì lontano 23 km da Alghero, il parco è Alghero, e dunque lavoriamo tutti assieme per andare avanti, non dobbiamo fare ognuno per la propria parrocchia, tutti assieme.